sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Prima sconfitta tra le mura amiche per la Calcio Lecco 1912, la seconda stagionale dopo quella in Coppa con la Gian Erminio, passa il Siena a Riga Monticepi, Siena che sfonda subito con Da Silva, tiro dai 25 metri a scendere, Safarica se attento respinge in calcio d'angolo sotto la curva nord, non ha però la stessa fortuna il portiere greco, Cesarini beffa Malgrati in questa circostanza con una roulette di Marsiglia, poi Vignati lo guarda da lontano il tiro, la rasoiata che si spegne nell'angolino lontano alla destra del portiere greco che scende colpevolmente in ritardo, seppur il tiro era angolato. 1-0 per il Siena, segato, sponda di Malgrati, schema collaudato, Malgrati di testa con Fente. Non deve far poi troppa fatica comunque per mettere sopra la sua traversa. Ancora lo schema da palla inattiva chiamato da Nicola Segato, che ha anche un battibecco con lo stesso Cesarini. Si mandano a quel paese. Segato la butta in mezzo, colpo di testa di Malgrati, che però va ben lontano dalla porta difesa da Confente. Sempre Siena in avanti, palla al centro per Da Silva, la sbuccia un po' il 21 della Robur e palla a lato, nuovamente bianconeri in avanti, batti e ribatti in aria, poi il rimbalzo, la parata di Safarica, ma il gioco era fermo per un tocco di mano. Lecco che ci riprova, Segato, apertura sulla destra, brutto rinvio, Da Silva perde male il pallone, sempre Moleri a recuperare in zona alta, tiro di Chinellato che rimane masticato nel piede destro del 9 blu celeste e para il portiere Cesarini, tiro ravvicinato, Safarikas mezzo miracolo sulla conclusione, poi Arrigoni al centro e 2-0 per il Siena alla terza conclusione, il gol firmato da Tommaso Arrigoni, difesa blu celeste molto molto larga nelle sue maglie, c'è anche certamente un buon grado di fortuna per il Siena e anche qua Safarikas non fa la figura del leone. Secondo tempo i blu celesti ci provano anche sulla scorta dei cambi operati da Gaburro. Maffei, mezza rovesciata sul suo piede destro, palla che sfila, poteva riaprirsi la gara. Non succede. Pedrocchi, Chinellato, gran giocata della 9 blu celeste. Giudici, l'apertura su Maffei, palla non facile, la conclusione è alta sulla pressione di D'Ambrosio che tocca, non vede il tocco del giocatore ex blu celeste l'arbitro e quindi si riparte con una rimessa dal fondo, ancora blu celesti che ci provano, Capogna difende bene questo pallone, Giudici in mezzo però non trova il suo compagno Moleri in percussione centrale, ancora blu celesti in avanti, sempre palla lunga, Merli Sala, Chinellato, sportellate con D'Ambrosio, ottima la sua difesa, poi la sponda verso Jordan Pedrocchi, il tiro si perde non di molto a lato, però blu celesti che vengono ben controllati dal Siena e possono trovare solo la conclusione lontana, si rifà davanti la squadra di Del Canto, tiro insidioso del numero 11 Campagnacci, para bene Safarikas, poi Arrigoni, batti e ribatti, non c'è altra possibilità per i giocatori del Siena di far male a quelli blu celesti, c'è anche una traversa colpita dai giocatori di Dal Canto che non viene qui riproposta su calcio di punizione, poi il triplice fischio del signor Pascarella di Nocera inferiore per il Lecco è la seconda sconfitta.